Beh, sono qui a questo interessantissimo convegno su etica e deontologia, un convegno organizzato dall'Ordine dei Medici che affronta temi che sono anche per noi, diciamo che facciamo informazione, sono temi di grandissima attualità, sono all'ordine del giorno, spesso anche noi giornalisti ci dividiamo, come vedo che fanno i medici, su queste problematiche, però è bene che ci sia un confronto, che tutti possano dire quello che pensano. Lei pensa che potrà parlare in televisione di questi problemi, avrà uno spazio oppure il suo programma di lavoro questi mesi prevede altro? Beh, noi speriamo di parlare, ogni tanto ce ne siamo occupati, devo dire, di questi problemi, sempre magari però in relazione ad avvenimenti politici, tipo la discussione in Senato di qualche legge o alla Camera, tipo per esempio quella sul testamento biologico. Queste tematiche che riguardano più l'inizio vita sono altrettanto interessanti. Il difetto della stampa è che se ne occupa quando appunto c'è la discussione politica o il referendum, come nel caso della legge sulla procreazione assistita, dovremmo invece occuparcene un po' di più, anche in tempi fuori, diciamo, dai tempi della politica. Ma lei pensa che i medici nella loro pratica quotidiana siano pronti ad affrontare con i loro pazienti queste problematiche? Io mi aspetto che i medici siano pronti, perché se io cittadino vengo, ho un problema di questo tipo, è chiaro che la prima persona a cui lo pongo è il medico. La ringraziamo, dottor Giubileo, auguri.